giornata ai telespettatori di Lombardia TV dalla redazione di X News Bergamo. Le notizie del giorno. Gioventù bruciata e allarme a Bergamo per quanto riguarda i consumi di droga e alcol nei giovanissimi. Secondo i dati dell'ASL, la città di Bergamo, già leader nazionale nei consumi di cannabis e cocaina, è tristemente all'avanguardia anche negli abusi di alcol. Si comincia a bere sempre più precocemente. In età adolescenziale si conosce già la sbornia. Il 58,2% degli studenti di 15-19 anni intervistati ha dichiarato di aver avuto episodi di ubriacature, il 42% negli ultimi 12 mesi, con percentuali maggiori tra i maschi. Viabilità. È stato inaugurato ieri, venerdì 13 febbraio, il nuovo ponte sull'Adda in località Olginate e Calolcio Corte, voluto e costruito dall'amministrazione provinciale di Lecco. Avrà effetti positivi anche per i confinanti paesi della provincia di Bergamo. Economia, la Brembo in crisi e chiude il quadrimestre con perdite di oltre 3 milioni di euro. Questo significa un meno 117%. La crisi è dovuta alla brusca frenata del mercato automobilistico. San Valentino, questa sera, festa di San Valentino al centro giovanile del Polaresco, con un'iniziativa al passo con i tempi. Infatti, portando a rottamazione il proprio fidanzato o fidanzata, se ne avrà in cambio uno nuovo. Questa è la promessa degli organizzatori della festa dal titolo Rottamiamo l'amore. Opere pubbliche. Secondo Bergamo News, la giunta sta cominciando a pensare di azzerare tutto. Bisogna ripensarci. Probabilmente nessuno ha pronunciato queste parole nella maggioranza di centro-sinistra, ma all'interno della giunta e della maggioranza si va avanti in modo piuttosto chiaro alla necessità e l'opportunità di tornare a riflettere a 360 gradi sul tema, per arrivare ad un progetto che sia il più condiviso possibile. Tra i tanti dubbi si incune anche costruendo parcheggio di Via Fara. C'è chi giudica sovradimensionato un silo da 460 posti, in particolare 460 posti tutti concentrati in un unico punto, non facilmente raggiungibile da tutti gli angoli di Città Alta. Roberto Trussardi, ex assessore di questa giunta, in merito ai lavori in corso in Città Alta, ha scritto una lettera di protesta nella quale tra l'altro dice: «Mai nessuno negli ultimi 50 anni ha causato tanti danni a Città Alta». La frana del parcheggio Fara e la convenzione del parcheggio stesso, che obbligherà per quasi 30 anni a mantenere una delle porte della città antica aperta al traffico esterno. Lo stravolgimento di Piazza Mascheroni, con una nuova edificazione di un albergo sopra i resti romani. Andate in via Boccola e guardate in basso, un campo da calcetto, dietro Porta Garibaldi o San Lorenzo che dir si voglia. Ma non è solo il campetto con erba sintetica che stringe il cuore, ma soprattutto la recinzione ai pali per l'illuminazione. Uno dei pochi angoli intatti viene stravolto e devastato. Su questo delicato argomento sentiamo l'opinione del dottor Frog. Agghiacciante. Crisi. Alla Pigna del Ciano Lombardo, Bergamo, sarà chiusa la divisione cartiera, in cui lavorano 133 persone. Gli esuberi complessivi dovrebbero essere 120 su un totale di 600 occupati. La mossa rientra in un processo di razionalizzazione del gruppo guidato da Giorgio Iannone, che punta a rafforzarsi nella cartotecnica, quaderni, diari e block notes. Albino. Municipio occupato ieri mattina ad Albino da 200 operai del cantiere del centro commerciale Honegger. Da più di un anno si aspettano risposte dal comune in merito a opere di viabilità a sostegno del nuovo centro commerciale, minacciato anche dall'ipotesi della costruzione di un nuovo centro commerciale concorrente, che Lombardine intende realizzare a pochi metri ma in comune di Nembro, dove ha da poco aperto anche Esselunga. I lavoratori del cantiere del centro commerciale Honegger hanno marciato sul municipio d'Albino per protesta. Al grido di «Sindaco, sindaco», gli operai hanno ottenuto un incontro. Il sindaco ha promesso di sbloccare la situazione in una settimana. Atalanta. La partita Atalanta-Roma di domenica sarà riservata ai soli abbonati per decisione della CASMS, comitato di analisi sulla sicurezza delle manifestazioni sportive. Potranno accedere agli spalti soltanto i 7.000 abbonati. Meteo. Evoluzione generale. Per tutto il periodo, persistenza di correnti settentrionali fredde e relativamente secche. Tempo soleggiato con rinforzi di vento tra oggi e domani. Previsione fino alle ore 24. Ovunque poco nuvoloso o velato, salvo possibili addensamenti sulle Alpi di confine. Precipitazioni assenti, salvo sui rilievi alpini di confine. Molte deboli ed isolate, nevicate o nevischio portato dal vento. Precipitazioni assenti.
Non si escludono solo su rilievi alpini di confini, nevicate molto deboli ed isolate o nevische portate dal vento. È tutto per oggi, una buona giornata dalla redazione di X News Bergamo e al nostro stimato opinionista, dottor Frog.